Il cieco si portò le mani agli occhi, le agitò. Niente, è come se stessi in mezzo a una nebbia, è come se fossi caduto in un mare di latte. «Ma la cecità non è così», disse l'altro. «La cecità dicono sia nera, invece io vedo tutto bianco. Lo so io che cos'è, è una disgrazia. Sì, una disgrazia». Immaginiamo che cosa accadrebbe se diventassimo all'improvviso ciechi. Come potremmo orientarci? Come potremmo badare a noi stessi? È questo lo scenario del romanzo del premio Nobel per la letteratura José Saramago. Cecità, la storia di un luogo senza nome e di una cecità virulenta, quanto inspiegabile. «Io», disse il vecchio dalla benda nera, «sono diventato cieco mentre mi stavo guardando l'occhio cieco». «Io ero nella camera di un albergo e avevo un uomo sopra di me», disse la ragazza dagli occhiali scuri. «E a un certo punto ho visto tutto bianco». «Io», disse il medico, «mi ero messo a consultare a casa dei manuali di oculistica. L'ultima cosa che ho visto sono le mie mani sopra il libro». Per fermare l'epidemia, il governo rinchiude tutti i ciechi in un ex manicomio e chi tenta di fuggire viene ucciso senza pietà dai militari. Bisogna dire no. Bisogna fermarsi per riflettere, per domandarci perché. Perché viviamo così come viviamo? Di chi è la colpa? Anche all'interno dell'ex manicomio la dignità delle persone viene totalmente dimenticata. Tra sporcizia, fetore e anarchia c'è un gruppo di ciechi che cerca di prendere il sopravvento e di approfittare della situazione. Alcuni uomini che si accaparrano tutto il cibo e che di una camerata e che non lo vogliono dare a quelli dell'altra camerata. Per poterglielo dare, questi devono proporre alle loro donne di prostituirsi. Tra le donne che subiscono violenza ce n'è una speciale, l'unica, che non sia cieca. È la moglie di un medico che ha deciso di seguire il marito nell'ex manicomio per non abbandonarlo, nonostante sia sana. Gli occhi le si annebbiarono. Ora divento cieca, pensò. Ma poi comprese che non sarebbe avvenuto neanche questa volta. A offuscarle la vista erano solo lacrime. Lacrime come non aveva mai pianto in tutta la sua vita. «Ho ammazzato», disse a bassa voce. «Ho voluto ammazzare e l'ho fatto».